Social Magazine. Amici che ci state seguendo, ben trovati a tutti, sono Gianfranco, non sono da solo, anche perché mi piace stare sempre in compagnia di qualcuno, e oggi abbiamo niente più di meno che Silvia Mezzanotte. Ciao Silvia, benvenuta. Ciao, grazie, è un grande piacere essere qui a chiacchierare con te. Oh, che bello, sono molto contento. Allora Silvia, così dai, presentiamo il tuo nuovo lavoro, cominciamo parlando del tuo nuovo singolo, Poesia per una rosa. Sì, beh, nasce dalla collaborazione con un cantautore siciliano che si chiama Ugo Mazzei, del quale conosco da tempo la produzione e che conosco proprio a livello amicale da diversi anni, però non avevo ancora avuto modo di collaborare con lui. Durante questo periodo di chiusura il suo produttore Luigi Pier Giovanni mi ha contattato e mi ha chiesto se volevo fare qualcosa insieme a lui. Io notoriamente sono difficile nella scelta delle canzoni, lo dico sempre, questo perché non amo molto che mi mandino brani che sembrano essere scritti apposta su misura per me, perché significa, cioè, avendo una vocalità un po' ingombrante, significa che spesso mi arrivano delle canzoni epiche, e invece a me piace cantare anche la normalità, l'importante è che la canzone sia bella così com'è costruita, indipendentemente da tutto. E quando ho ascoltato Poesia per una rosa me ne sono innamorata al primo ascolto e ho avuto la precisa sensazione che la vocalità ruvida ed estremamente cantautorale di Ugo potesse sposarsi invece con la morbidezza e l'estetica del canto che in genere metto nella canzone. Ci ho provato e ne è uscita una cosa che secondo me ha dà l'idea del tutto, cioè come Yin e Yang che si mettono insieme, ecco. Ma è una rosa con le spine o senza spine? Non esiste una rosa senza spine, come non esiste una donna senza spine. Le donne sono notoriamente comunque esseri complicati, anche chi dice di essere una persona semplice poi nella realtà dei fatti non lo è, soprattutto per un uomo, questo perché si sa, parliamo linguaggi diversi. Però è vero che ogni tanto le spine servono a determinare i limiti oltre i quali, dal mio punto di vista, non si deve andare per rispetto della persona che hai davanti. Questo in realtà vale sia per gli uomini che per le donne. Il brano è, come dire, un concentrato di poesia che parla proprio di questa relazione complicata, mettendo in evidenza la possibilità che questa relazione possa aprirsi nuovamente o chiudersi definitivamente. E questo è rappresentato anche in parte dal video, perché io sono spesso ripresa dietro un cancello e poi allo spettatore, in questo caso a chi ascolta, spetterà di dare il proprio finale, l'apertura o la chiusura. Certamente apertura e chiusura, insomma, rendono estremamente attuale questo brano, in questo momento storico. Ecco, è la rosa con il periodo che stiamo vivendo, dato che siamo in primavera, vuol dire. Esatto. Ci sta tutta. A proposito di primavera, la primavera, a parte essere il periodo delle rose, dei fiori, rinascita e quant'altro, è anche il periodo di Sanremo. Tu ci sei stata molte volte a Sanremo, vero? Sì, ci sono stata 5 volte. La prima ero una ragazzina da sola, poi sono stata 4 volte con i Mattia, e devo dire di avere vissuto un po', credo, tutte le esperienze che si possono vivere a un festival, perché abbiamo avuto la vittoria del festival nel 2002, con Un messaggio d'amore. Un brivido caldo arrivò ottavo nel 2000, ma poi è tra le canzoni del mio repertorio ancora oggi più cantate e più sentite. Poi abbiamo avuto un terzo posto, e poi nel 2001, poi nel 2012 ho avuto la grandissima fortuna di duettare con Aja Ro, che purtroppo non c'è più, ma insomma, artista internazionale che mai avrei potuto sognare di incontrare, invece ha sposato la sua voce con la mia in un connubio che ricordo ancora oggi, è stato di straordinaria intensità. I grandi sono veramente i più umili. Lui si è messo a disposizione della nostra progettualità, ovviamente parlo dei Mattia Bazzari, ci ha regalato la sua vocalità e il suo stile inconfondibile. Quello è uno dei passaggi della mia esistenza artistica che non dimenticherò mai. Quindi insomma, mi ricordi legati a Sanremo? Sì, assolutamente. Ci sarà probabilmente in un futuro una prossima partecipazione, secondo te, da parte tua? No, guarda, io non dico
Non nego mai niente, se ci fossero le condizioni per ripartecipare con la progettualità giusta, perché no, saremo per me la mamma, lo dico sempre, lo sto seguendo, l'ho seguito anche, l'ho sempre seguito, ecco, per cui spero sempre che dal festival escano almeno 8-10 canzoni che poi ti permettono di cantare tante cose belle, perché il festival di Sanremo nasce per essere cantato prima di tutto. In questo momento in cui siamo tutti chiusi, almeno darci la possibilità di sognare con il festival. Assolutamente. Toglimi una curiosità, ma quando si scrive una canzone, no? Da sola, in forma solista, oppure magari con un gruppo, come è capitato nel tuo caso, la canzone che si scrive già la si pensa per il festival, oppure poi è qualcosa che nasce durante? Secondo me, quando si pensa a una canzone con obiettivo il festival, si sbaglia l'obiettivo. Cioè chi è che poi dice che la canzone, che quella canzone potrebbe essere papabile per Sanremo? Secondo me, nella tua esperienza, dato che hai partecipato diverse volte, nella mia esperienza lo abbiamo notato, perché rappresentava, come dire, il picco del progetto di quel momento. Il progetto in genere è un album, però quando la scrivi pensando ai dettami del mondo sanremese, significa che stai scegliendo qualcosa che non è la tua fotografia, ma è la tua fotografia adattata al mondo di Sanremo. Secondo me vince solo quando una canzone è bella perché è bella, appunto, indipendentemente dal fatto che possa passare al festival, e quando è così si sposano e si combinano le due caratteristiche. Ecco, io non ci credo più in questa storia di questa canzone potrebbe essere sanremese. Poesia per una rosa avrebbe potuto essere, secondo i canoni estetici tradizionali, una canzone sanremese. Ma perché? Perché è una bella canzone che ha in sé una bella parte melodica con la melodia tradizionale, anche se gli ultimi festival di Sanremo dimostrano che non c'è più questo ricorso alla melodia. L'importante è che ci sia una progettualità che buchi e che vada al di là, e se mi posso permettere anche che ci sia un artista in grado di reggere quel palco, sapendolo interpretare e cantare per come si fa, cosa che negli ultimi anni non è sempre stato semplice, perché spesso arrivano artisti che vengono dal mondo del web e che non sono abituati ad affrontare l'emozione reale di un palco sanremese o della gente. Quindi anche questo, secondo me, andrebbe rispettato. Va bene, e allora grazie per tutte queste delucidazioni, informazioni, aneddoti più che altro. Noi ti ascoltiamo con grande piacere, ringraziamo quindi Silvia Mezzanotte, appunto in radio, poi ovunque, con questa nuova canzone, Poesia per una rosa. Grazie mille e a presto. A presto e grazie a te. Avete ascoltato Idea News Special Magazine. Con Radio Dream on Fly. Si vola in alto.
Taxi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione vi invitiamo a seguirci su Twitter e a visitare il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Radio Dream On Fly. Dedichiamo il nostro lavoro ad imprenditori e professionisti. Soffiano venti intensi dai quadranti meridionali sull'Italia, responsabili di cieli irregolarmente nuvolosi o anche coperti su buona parte dei settori. Nella prima parte della giornata avremo molte nubi al nord, soprattutto sui settori orientali, ma basso rischio di fenomeni, con qualcuno che potrà interessare le aree tra Liguria e Toscana settentrionale, nonché in maniera più isolata il Triveneto. Nel pomeriggio aumenterà il rischio di piogge su Lombardia nord-est e pure sulla Toscana, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi particolari cambiamenti. Le previsioni tornano più tardi. Un saluto da ilmeteo.it. Disco novità, con voi c'è Andrea T, un nuovissimo singolo da segnalare in questa nuova settimana. E c'è un singolo che parla della radio, quella vera, quella che riesce a emozionarti ancora. Ogni fase della tua vita è collegata alla musica, quella che ascolti ogni giorno sulla tua radio preferita. Un singolo dedicato proprio al mezzo di comunicazione che in tanti amiamo. Lui è Ray Campa con Disco Novità. Sono Carlo Oliva, sono qua per ricordarti l'appuntamento di sabato alle ore 15 con Master DJ Club, con tutta la musica da club. Master DJ Club con Carlo Oliva, sabato alle ore 15 su Radio Dream on Fly. Yeah.
We're like
Jack.
prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. I'm strong.
prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream On Fly. Yeah.
Oh.
Facciamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Sono Carlo Oliva, sono qua per ricordarti l'appuntamento di sabato alle ore 15 con Master DJ Club, con tutta la musica da club. Master DJ Club con Carlo Oliva, sabato alle ore 15 su Radio Dream on Fly. Thank you.
on Fly. Oh, 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 oh
sogni. Sei su Radio Dream On Fly. These words are my own. Hey. Threw some chords together. The combination is who I am, it's what I do. And I was gonna lay it down for you. I tried to focus my attention, but I feel so empty. I need some help, some inspiration. But it's not coming easily. I'm having trouble saying what I mean with Jack Poets and drum machines. You know I had some studio time books, but I couldn't find the key to lock. Now you're gonna break the bar right up. Nothing I write is ever gonna be. I love you, I love you, I love you, I love you.
Cantare, so suonare, so reagire ad un addio. Basta.
sei su Radio Dream On Fly. Zeg maar als je gaat, vergeet me niet.
tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Dici sempre sì, non accetti l'errore, ti rovini.
volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream On Fly. I'm slowly sinking, bubbles in my eyes now, maybe you understand.
shouldn't be with ya. Guess I'm a quitter while you're out there drinking. I'm just here thinking about where we should have been. I've been lonely. Radio Dream on Fire.